Perché viaggiare apre la mente, questo domandone che troviamo ripetuto spesso in libri di motivazione personale, dai guru che girano un po' ovunque, insomma, sui giornali, su articoli e libri, su documentari. Proviamo a rispondere a questa domanda, cerchiamo di smontarla un po' e facciamoci delle precisazioni. E dopo aver visto il video ti chiedo di darmi la tua idea, la tua opinione su questa affermazione qui sotto nei commenti, scrivendo, non so, sì perché, no perché, insomma, ascolta questi 10 punti in cui io ti spiego perché secondo me viaggiare apre la mente, ci sarà un undicesimo punto un po' particolare e poi tu qui sotto nei commenti fammi sapere se la pensi come me, se hai altre idee, se è assolutamente sbagliato ciò che dico, insomma. Dimmi la tua. Se non sei ancora iscritto e iscritta al canale YouTube di Viaggio Vero, questo è il momento. Pulsante rosso iscriviti qui sotto, ci clicchi sopra e clicchi anche sulla campanella lì a fianco perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andremo a pubblicare. Andremo? Perché andremo? Sono io che pubblico video, cos'è? Plurale maiestatis? No, che andrò a pubblicare. È stato pubblicato anche uno studio su una rivista scientifica importante dell'università che nessuno conosce, che però anche la rivista nessuno conosce, che però è scientifica e quindi dobbiamo crederci. Te la leggo perché non mi ricorderei mai il nome, la Social, Psychological and Personality Science, la rivista dell'università che non ti cito neanche, conferma che viaggiare in luoghi differenti, scoprire altro e allontanarsi da ciò che si conosce allarga la mente e incide sulla personalità. Sarà vero? Andiamo a specificare alcuni punti e vediamo se questa cosa è vera anche per me. Punto numero 1. Aprire la mente significa anche accettare idee diverse, vivere il viaggio accettando idee e cose che noi non viviamo durante il resto della nostra vita. Significa immergersi nella cultura locale, significa assaggiare cibi locali, significa vestirsi come le persone locali. Se noi non accettiamo, se noi accettiamo, la metto in accezione positiva, se noi accettiamo questa cosa, allora la mente si allargherà. Lo dice anche la scienza, si chiama flessibilità cognitiva, questo fenomeno per cui se ci adattiamo, se viviamo la cultura locale, se ci adattiamo proprio e cambiamo le nostre idee durante il viaggio, allora sì, si allargherà la mente. Punto numero 2, viaggiando aumenta la fiducia nel mondo, nelle persone. Sì, perché ci sono tantissime belle persone, anzi la maggior parte sono belle persone, a dispetto di ciò che vi dicono giornali e televisioni che vi mostrano sempre le brutture e il brutto del mondo. Perché? Perché il bene non vende, ragazzi, il bene non vende, segnatevelo, non vende sui social, non fa engagement il bene, non vende copie dei giornali. Insomma, viaggiando vedete che non è tutto schifoso come ve lo mostrano in televisione. Viaggiare accresce la cultura. Sembra elitario questa affermazione, ma è la realtà. Se noi viaggiamo, la nostra cultura accresce. A meno che non siamo dei topi di biblioteca o dei grandi fruitori di documentari, e poi comunque ci manca la parte pratica, se rimaniamo fissi sempre nello stesso luogo, diciamo, il nostro cervello tende ad atrofizzarsi agli stimoli, ai pochi stimoli esterni che abbiamo. Se invece viaggiamo, confrontandoci con le culture, eccetera, imparando cose sul campo, ecco che la nostra cultura cresce. E accrescendo la cultura è chiaro che si apre anche la mente. E non attecchiscono, e questo è importante, non attecchiscono tutte quelle idee balorde di razzismo, di intolleranza in tutti i modi che il politichino di turno ti grida in faccia, ma non ti grida in faccia perché magari ci crede, te lo grida perché così tu gli dai il voto sostanzialmente, perché ti muove i tuoi più bassi istinti. Cosa che i tuoi più bassi istinti non si muovono se viaggi, perché impari, se viaggi capisci, se viaggi vedi coi tuoi occhi e poi mandi anche a quel paese il politichino di turno che grida sul razzismo, sull'intolleranza e su tutte queste cose. Numero 4, ti apre la mente viaggiare perché ti mette alla prova. Ti mette alla prova con tutti i problemi che un viaggio porta, perché non vorrai che tutto vada bene durante un viaggio, eh? Poteva andare peggio, sì, potrebbe piovere. Dopo questa bellissima citazione, che se non sai, aia,
devi riscoprire qual è perché devi assolutamente saperla. Detto questo, viaggiare appunto ti mette alla prova, crea la versione migliore di te stesso perché ti rende risolvitore di problemi. Non uso termini inglesi, ma ti rende risolvitore di problemi, un termine orrendo in italiano, però aumenta la capacità di risoluzione dei problemi e questo è fondamentale. Quindi ecco che se parliamo di software, come se fosse un programma, diventi la versione migliore di quel programma, la versione migliore di te stesso, e questo vuol dire aprire la mente. L'umiltà numero 5, viaggiare accresce la propria umiltà. Perché? Perché siamo davanti a un mondo immenso e ci sentiamo piccoli. Siamo davanti a un mondo immenso e ci rendiamo conto di quanto è stupido pensare di essere superiori a qualcuno, pensare di essere superiori alla persona che vive nel paese del terzo mondo, pensare di essere superiori alla persona che vive, non so, isolato dal mondo da qualche parte e che tu reputi più ignorante di te. No, diciamo che anche solo pensare di essere superiori, se riesci, se cominci a viaggiare, se vedi determinate cose, se allora continui a pensare di essere superiore, forse lo stupido, gli stupidi siamo noi, se pensiamo questa cosa. Viaggiare rende felici, perché chi decide di viaggiare è felice. La felicità accresce la mente, apre la mente. Non lo dico io, lo dice un altro studio di un'altra rivista scientifica che si chiama Psychological Science, e dice che un'esperienza, come una vacanza, prima ancora che accada, ti rende più felice, soprattutto se l'hai già prenotata o sei in procinto di farlo e quindi è qualcosa di tangibile che sta per arrivare. Ma è l'attesa del piacere e il piacere essa stessa? Mi sembra di ricordare questa cosa. Sì, effettivamente è così, quindi un altro motivo per cui apre la mente è proprio che ci rende felici, e la felicità apre la mente. Punto numero 7, un po' più serio, ma vero, veritiero: viaggiare in tanti casi aiuta a superare le difficoltà della vita. Quante storie avete sentito di persone che hanno perso un caro, che hanno perso qualcuno di importante per loro e hanno mollato tutto e sono partiti? In questo viaggio hanno elaborato il lutto, in questo viaggio hanno aperto la propria mente, hanno accettato determinate cose ed è stato un aiuto, diciamo una sorta di terapia senza terapeuta, a superare una grande difficoltà della propria vita. Questo è un punto serio, ma anche questo provato dalla scienza. Ci sono tante storie che lo raccontano, non è Cristiano che ve lo dice e che vi consiglia di farlo, ma se vi sentite di farlo quando vi succede qualcosa, spero che non succeda mai nulla di brutto, ma il viaggio può aiutare. Punto numero 8, viaggiare ti apre la mente e ti permette di conoscere la mente stessa un po' meglio, la tua mente. Sì, perché non ci prendiamo in giro, non ci conosciamo assolutamente, e per questo spesso e volentieri non riusciamo nemmeno a stare da soli una giornata. Non riusciamo a stare da soli una giornata e diciamo che sentiamo solitudine. No, non riusciamo a stare da soli con noi stessi, ci facciamo paura. Questa è la realtà. Viaggiare, soprattutto da soli, apre la mente, almeno una volta o due all'anno, qualche volta nella vita, ci apre la mente perché è introspezione, è una terapia naturale, riuscire a dialogare con se stessi, riuscire a stare da soli con la propria mente. Questo è, secondo me, veramente una cosa che dovrebbe essere prescritta a livello medico dal momento in cui nasciamo. Obbligo di viaggiare da soli almeno una o due volte nella vita. Punto numero 9, viaggiare apre la mente perché accresce anche il focus, accresce il tuo modo di essere focalizzato su qualcosa. Quante volte hai provato la sensazione di non riuscire a trovare una soluzione, magari di lavoro, perché ci sono 50.000 problemi davanti e sei nel tuo ufficio, in casa tua, al lavoro e non riesci a trovare una soluzione? Ecco, andare via, staccare anche solo per un weekend, ti permette di vedere quel problema sotto un'altra luce, sotto un'altra prospettiva, anche perché viaggiare chiaramente è tutto quello che abbiamo detto prima, quindi anche più leggerezza mentale. In questo modo ti apparirà più chiaro il passo successivo che dovrai fare o i passi successivi che dovrai fare.
Insomma, aumenta il tuo essere focalizzato su un problema, aumenta la possibilità di trovare la soluzione a quella scelta che ti rode da dentro da tanto tempo. Punto numero 10, l'ultimo, che poi ce ne sarà un altro, ma sarà completamente diverso, è il confronto. Apre la mente, viaggiare perché c'è il confronto. Se viaggiare da soli, il punto 8, ti aiuta a conoscere un po' meglio la tua di mente, è chiaro che viaggiare ti permette di incontrare persone e sarebbe una pazzia stare sempre solo da soli. Quindi viaggiare ti permette di confrontarti. Tante teste, tante idee si dice, e lo si dice spesso in accezione negativa. Io qui lo dico in accezione positiva. Tante teste, tante idee, tanta crescita, tanta cultura, tanta apertura mentale. Insomma, come dico sempre, le tre C che poi possono diventare altre, ma confronto, condivisione, crescita. Bello, tutto bellissimo, ma c'è un undicesimo punto che smonta un po' tutto il resto. Bellissimi 10 punti precedenti, ma la verità, l'undicesimo punto, è anche un'altra. Lo ripeto, è anche un'altra. C'è anche tutto quello che ho detto. È che il viaggiare apre la mente solo a chi desidera che la propria mente sia aperta. Non apre la mente a tutti. Viaggiare non apre la mente a tutti. Purtroppo, lo ripeto ancora, viaggiare non apre la mente a tutti, è un'amara e cruda realtà. Quante volte ci è capitato di sentire qualcuno che è andato in vacanza, magari in qualche zona dell'Africa, anche solo in Kenya, il turistico Kenya, e ha fatto apprezzamenti assolutamente beceri, ad esempio sugli Zulu locali. A me è capitato tantissimo. Il momento in cui capisci che hai guardato quel posto come se fosse uno zoo. Hai guardato quelle persone come se fossero inferiori a te. Ecco, diciamo che quelle persone sono tornate uguali a quando sono partite. Non è cambiato nulla, non cambierà mai nulla. Potranno girare il mondo e non cambierà mai nulla. Purtroppo è così. La logica è questa, dobbiamo scontrarci con questa cosa. In un certo senso, questo video serve a fare un po' di educazione, non mi ergo a paladino di altro, ma a cercare di aprire un po' la mente a qualcuno che magari è disposto, anche in questo caso, vedi, è disposto ad accettare di tornare sui propri passi, ma difficilmente potremo farlo per tutti. Ci sarà sempre la persona che va via e guarda con gli occhi con cui sta a casa, si sente superiore in quanto è nato da una certa parte del mondo. Purtroppo questa è la realtà. E noi non la possiamo cambiare. Per cui l'undicesimo punto, drammatico, brutto, negativo, ma lo dovevo dire, viaggiare non apre la mente a tutti. Viaggiare apre la mente solo a chi è disposto a mettersi in gioco. C'è una citazione famosa, importante, non ricordo nemmeno di chi, che dice che se torni da un viaggio come sei partito, non hai viaggiato veramente. Io sono assolutamente d'accordo e ti aggiungo che se torni come quando sei partito, hai anche speso i soldi inutilmente, credimi. Ti ricordo che puoi interagire con il sottoscritto attraverso il gruppo chiuso Facebook, cerca Chiocciola Viaggio Vero su Facebook. Puoi interagire anche su Telegram tutte le mattine tra le 8 e le 9. Ho un audio di 6-7 minuti dove ti parlo di un argomento di viaggio che spesso non porto nemmeno qui sul canale. Canale Chiocciola Viaggio Vero su Telegram. Su Instagram mi trovi come Chiocciola Viaggio Vero, insomma sono un po' su tutti i social media. Se questo video ti è piaciuto, pollicione verso l'alto, aiuta a crescere il canale, mi fai tanto tanto felice. Se non sei ancora iscritto o iscritta, ultima occasione per questo video, non te la lasciare sfuggire. Faccia una sorridente che vedi qui sotto, ci clicchi sopra, clicchi anche sulla campanella lì a fianco, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero e viaggiamo per aprire la mente.